Benvenuti nel server della Gleba, io sono il Delmo e lui è il professor Pirrone. Oggi dobbiamo parlare un pochino di lore, conosciuto anche come Lorenzo, sì, cioè lore. Dobbiamo parlare di lore. Perché dobbiamo parlare di lore? Perché ho casualmente letto la pagina di Arcavios di MTG Wiki. Perché, come sapete, la diffusione delle informazioni è fatta molto benissimo, no? Sì, sì. E si sa tutto sempre subito dove andare a cercare le cose e tutto il resto. E casualmente io, cacciando i link notturno, no? Passando dai culi su Instagram, dopo un po' arrivi alla lore di Strixhaven, che è la conseguenza ovvia. E mi sono messo a leggere la cosa dice la pagina Wikipedia fandom di Arcavios, nemmeno di Strixhaven. Proprio sì, la descrizione del piano non è il piano. No, Strixhaven è il nome della scuola. Esatto. Come ne so, prendiamo un'altra scuola esempio, ma non perché c'ha veramente a che fare. Non c'entra niente. Hogwarts, ecco, no? Non ha niente a che fare con Strixhaven, no. Hogwarts. Ci no. Mancherebbe anche. Però, nel senso, il nome della scuola è Strixhaven. L'esempio è calzante. Ma l'Università piano... del Sud di Firenze. Esatto, è l'UNIP. L'UNIP. Esatto. Il piano è Arcavios. No, è un college, però è quello americano. Sì, è vero. È Harvard. Arcavios è il mondo. È il piano. Quindi io la leggerei proprio insieme. Sì. Ok? Allora. Aspetta. È la carbonara? Ci sono qua in quanto è arrivato sì, io ho speso il milione nel suo canale e è venuto qui a fare la carbonara. Sì. Allora, Arcavios è un piano su cui si trova Strixhaven, una prestigiosa scuola di magia, le cui accademie vengono fondate da 5 antichi draghi. Nascita di Arcavios. Arcavios nacque quando il mana di due piani si sovrappose tra di loro in modi contrastanti. Voi la sapevate questa cosa? Io no. Perfetto, questo esatto momento. Appunto, cioè, nel senso, queste cose non so, cioè, no, boh, no. Non hanno detto nemmeno quando hanno parlato nel video quello di presentazione. No, cioè, nulla. Però allora, escono pertanto per chi volesse, cioè noi stiamo leggendo. Allora, aspetta, assunto, devo dire una cosa. Questa è una pagina wiki di Magic che è comunque fatta da persone che non ci lavorano alla Wizards, nel senso, però queste cose sono attendibili perché chi si occupa di questa pagina della wiki magicthegatheringfandom.com attingono a reali pezzi di articoli, pezzi ci sono degli articoli dire, queste cose che escono a una certa cadenza sul sito della Wizards. No, queste sono cose. Il problema della Wizards è il tipo di comunicazione. Nel senso, queste sono tutti pezzettini in vari articoli messi a caso nei vari spoiler, nei vari flavor text, tutte queste cose qua. Devi risommare il tutto. Quindi intanto ringraziamo MagicTheGatheringFandom.com che fanno un lavoro della Madonna. Comunque, il mana di due piani si sovrappose tra di loro in modi contrastanti. Noi non sappiamo quali di questi due piani. No. Possono essere due piani che esistono ancora? Erano. Possono essere due piani che sono scomparsi? Ma si sovrappose fra loro, quindi sono diventati lo stesso piano. Vediamo cosa è successo quindi dalla fusione di due mondi. Esatto. È venuto fuori questo coso. Vediamo. Molte forme di vita si adattarono alla nuova struttura. Quindi vuol dire che i due piani sono rimasti tali e sono diventati uno. Fusi. E altrettante nuove forme di vita furono generate. Okay. Cinque vortici particolarmente potenti di mana sovrapposti divennero sfere luminose, dalle quali nacquero cinque draghi che divennero l'emblema della magia del piano. Gli Snarl, le terre doppie, le Showland, gli Snarl, sono questi vortici di mana dal quale sono nati draghi. Anche questa cosa non lo sapevo. Ricordiamoci, gli Elder Dragon non sono draghi nati da un altro drago. Sono nati draghi generati dal mana. Sì. Ci sono però dei draghi che sono stati l'Urdrago e Ugin che hanno condizionato la creazione di una Draco Tempesta da cui nascono sti draghi. Sì. Tutti gli Elder che abbiamo avuto a che fare, anche quelli di Tarkir, sono nati da una Draco Tempesta. Esatto. Qui invece sono proprio nati da questi vortici di mana che sono gli Snarl. Quindi cosa vuol dire? Se vai a vedere le combinazioni di colore, questi due piani erano uno per ogni colore, tipo se Silver Quill è bianco e nero, vuol dire che il mana bianco era di un piano e il mana nero di un altro. Yes.
Quindi infatti già si dovrebbe... non c'è il tipico equilibrio che c'era in Ravnica. Esatto, perché non ci sono i colori alleati. Diciamo è una poesia diversa. Sono tutti enemy. Tutti enemy. Sono tutti enemy, è quello il fatto. Infatti, essendo enemy, il mana ha cozzato, ha creato sti vortici impazziti. Queste cose strane, esattamente. Simboli viventi delle forze in conflitto delle cinque dicotomie, esatto. Cioè, i draghi sono nati in quanto il mana che ha creato questi snarl era in conflitto tra di loro. Sì, è questo paradosso, in cui esatto. Roba che è avversaria si unisce. Avranno legame con quelli di Tarkir o fanno 10 combinazioni di colori a caso? No, non niente mai a caso, è un ciclo, sicuramente. C'era questo ciclo di Tarkir che... infatti rompeva un po' quello che era l'equilibrio dato da Ravnia. In Ravnia sono 10 coppie. Esatto. Mentre invece su Tarkir erano le coppie alleate. Che hanno fatto le coppie avversarie. Che poi da un punto di vista puramente di gioco, se uno gioca tempo in memory, quindi penso in Pioneer, perché cosa Tarkir è in Pioneer, giusto? Sì. C'hai questa doppia coppia, perché c'hai o le coppie di Ravnica, oppure le coppie date dalla fusione Tarkir e Strixhaven. Però è solo dal punto di vista di gioco, qui dal punto di vista di storia per adesso legami non ce ne sanno. Io già godo un casino perché queste quattro frasi dicono un sacco di cose che non si sapevano o no, magari qualcuno l'ha lette dai flavor, ma ci si è messo lì a guardare tutti i flavor, queste cose va, quindi messe per scritto così per bene danno tutta un'altra immagine di Arcavios, che a me mi sembrava molto tirato là. Il piano sembrava molto tirato là per giustificare la scuola di magia, invece c'ha una storia, ha un suo senso. Gli antichi draghi furono i primi a padroneggiare la magia del piano quando nacquero le razze umanoidi, quindi gli umani non ci sono arrivati su Arcavios, ci sono nati, sono evoluti, quindi chissà quanti anni è che c'è Arcavios. Quando nacquero le razze umanoidi, inizialmente i draghi si arrabbiarono per il fatto che i mortali avrebbero cercato di imbrigliare le forze selvagge della magia, ma poi si resero conto che solo attraverso uno studio disciplinato la magia sarebbe stata in buone mani. Così, 700 anni fa, i draghi fondarono un'istituzione dedicata allo studio delle cinque dicotomie di mana, che divenne la scuola di magia Strixhaven. Quindi la scuola di magia non è nata per fare il merchandising delle sciarpe, ma è nata perché i draghi volevano insegnare alle altre razze di Arcavios a padroneggiare questa magia, che comunque non è stabile. Allora, esatto. È come Zendikar. No, vabbè, in realtà loro dice questa è tanta magia, c'ha delle capacità peculiari, ma se questi umani fanno un po' me li pare, viene fuori un disastro. Bisogna saperla usare, diciamo, perché altrimenti non è il massimo. Però ogni tipo di magia abbiamo visto che ha un suo risvolto a seconda della combinazione di mana. Qui le spiega appunto con le accademie. Genau. Allora, le accademie. Ognuna delle cinque accademie di Strixhaven ha come fondatore un drago antico, di cui porta il nome e su cui si basa la magia che viene appresa. Questo le sappiamo. Sì, i fondatori sono stati modelli di riferimento di magia e conoscenza. L'obiettivo di ogni accademia è realizzare al meglio la visione e le predisposizioni magiche del proprio fondatore. Ogni accademia è allineata con una coppia di colore. Archeorocca, che è l'Orold, è l'accademia degli studiosi di storia. Witherbloom, Germoglio Oscuro, è l'accademia degli esperti di vita naturale. Pennargento, Silverquill. È l'accademia che maneggia la magia delle parole e Chiavano, perché... Vabbè. Prismari è l'accademia dei trattanti e Chiavano Strano. Eh sì, è una scenica. Quandrix è l'accademia delle menti matematiche, che Pirrone. Non si dice. Peggio di Bellarti, ma... Archi Stellari! E già qui, che è sta roba? No, io lo sapevo, io ci avevo fatto caso, solo non ne parlava nessuno. No. Cosa sono gli archi stellari? Forme di archi che sfidano la gravità spuntano sul piano, assomigliando a santuari o monumenti misti. Sono con le rocce fluttuano a cerchio. Okay. Si chiamano archi, hanno un nome, archi stellari. Sono realizzati con raggi di materiali naturali che galleggiano a forma di arco, con una curva interna precisa e un arco esterno ruvido e irregolare. Possono essere dritti o curvati ad angolo, piccoli o enormi, integri o rotti, altro ancora. I loro raggi irregolari evocano le linee radianti di una stella celeste splendente. Gli archi stellari sono un mistero della Dawning Age. Dawning Age vuol dire l'inizio del piano. Sì. Nella maggior parte dei casi li mangano semplicemente dove si trovano, fluttuando in modo inspiegabile, silenziosi, immobili e inerti. Quindi, questo dalle immagini non si capiva, potevano girare, potevano... sono immobili. Aspetta. Tuttavia, in molti... Lucky Luck, I think limited today, later. Now we're discussing lore. Yes? No, dimmi. Ok, allora, diciamo, no, tuttavia, in molti hanno affermato di aver visto un arco apparire in un momento critico della loro vita, aiutandoli a capire una lezione o rispondere a una domanda nella loro mente.
alcuni credono che ogni arco segni un luogo di grande magia, come il luogo della nascita di un grande mago o di un incantesimo perduto nel tempo. Altri ancora credono che gli archi siano in qualche modo collegati con gli arcaici. C'è anche il nome, però Archaics and Arcs, no, però anche in inglese torna. Archaics e Arcs. Ok. Infine, alcuni affermano aver visto un arco prendere vita a causa di una potente magia europea. Quindi, praticamente, la magia su Arcavios plasma la materia. Cioè, la magia è talmente potente e instabile che, come su Zendikar ha creato il Roil, il mana, e qui fa questi buchi spaziali, praticamente, sì, che creano un'orbita. Allora, ci sono questi aggeggi che più che altro sembra si convoglino intorno a quelli che sono degli eventi magici particolari. Vabbè, vediamo. Yunishi Kudo, per rispondere alla tua domanda, sto registrando tutto questo pezzo per poi metterlo su YouTube. Peraltro, poi, se comunque si vuole abbonare per supportare il canale, sia mai che io glielo impedisca. Che non ti si picchia me. Questa cosa a me mi interessa parecchio, sta cosa dell'archi. Sì, sì. Perché io avevo ipotizzato che gli archi avessero a che fare con gli Eldrazi e Kozilek. Questo lo smentisce un po'. Non vuol dire, non per forza. Però non è detto. Non per forza. Allora, intanto, perché questi due piani si sono spappolati uno sopra l'altro? Forse per gli Eldrazi? Perché erano vuoti e probabilmente sono stati lasciati concimati dagli Eldrazi e si sono uniti. Non lo so. Allora, io continuo a vederci negli arcaici uno strizzare l'occhio agli Eldrazi, non per forza che siano Eldrazi, ma più una conseguenza di un intervento degli Eldrazi su questi mondi, e li sono rimasti lì, diciamo, da un mondo completamente magnato dagli Eldrazi, e può venir fuori che escano fuori questi arcaici. Cioè, non è che il mondo magico degli Eldrazi diventa una palla, una luna sterile. E gli arcaici ci sono ancora, Gli arcaici sono ancora. Gli arcaici sono ancora. Quindi potrebbero essere tipo discendenti, non che si mangiano i mondi degli Eldrazi. Peraltro abbiamo capito che comunque gli arcaici non sono la prima razza di Arcavios, perché la prima forma di vita in assoluto che sono... Cioè, c'erano forme di vita di c'erano di tutto. Forme, l'ho detto prima, c'erano si forme è voluto, di vita. E i draghi vengono fuori proprio dalla conseguenza di questa unione. Ma gli arcaici c'erano comunque prima dei draghi. Per ora non l'abbiamo letto. Parrebbe. Andiamo avanti. Poi nel caso c'è una cosa sugli arcaici. Allora, se vogliamo gli aprire. Intrecci. Apri magari poi su un'altra barra arcaici se vogliamo approfondire. Tanto ci vuole poco. Sono esseri saggi, giganti e longevi, con un talento innato per la magia. Possono essere visti camminare a grandi passi attraverso le terre vaste, esplorare fonti di magia con le loro numerose braccia, masturbarsi tantissimo o contemplare l'esistenza attraverso il loro occhio, che è un punto focale magico di qualche tipo. L'occhio Kozilek ha un solo di Ugin e l'occhio di Ugin degli Eldrazi e l'occhio di Kozilek che ne ha uno solo. Vedete, allora, cazzo, c'avevo ragione. Dai, possono vivere migliaia di anni, si crede molti di loro siano in vita dalla Dawning Age, quindi dall'inizio del piano. Sì. I maghi del piano cercano gli arcaici per la loro vasta conoscenza della storia della magia, ma essi tendono a comunicare con allusioni oscure e metafore criptiche. Questo è un flavor text, infatti, è stato spiegato. Secondo gli arcaici, gli intrecci del piano sono luoghi in cui due fonti contrastanti rimane antagoniste e si sono sovrapposte alla scena del piano. Quindi, sì, ok. Gli intrecci, il mana scorre attraverso tutto Arcavio, insomma, in alcuni siti, esso diventa annodato e aggrovigliato. Gli intrecci sono gli snarl. Ok. In questo luogo, conosciuti come intrecci, la magia e l'incantesimo sono sempre più potenti e pericolosi, e da dove sono nati i vari draghi. Questo è proprio la lore. Questo pezzo qui a me mi ha mandato di fuori. Queste sono altre 5 frasi che a me mi hanno fatto scoppiare il cervello. Invitati da Casmina, Will e Rowan Kenrith accettarono di studiare nella scuola di magia di Strixhaven. Questo già lo sapevi te, che erano stati chiamati da Casmina? Sì, io non l'avevo capito. Nel frattempo Liliana, presente sul piano con la falsa identità di professoressa Onyx, stava cercando un modo per riportare in vita Gideon. Fermatela! Lasciate morto questo povero Gideon! Liliana sta. Liliana non è. Non si sta solo nascondendo da Ravnica. Sta cercando un modo di far resuscitare Gideon. Perché non ha. Quello c'è nell'immagine della lezione. Dove si vede lei che parla con se stessa. Cioè, per Gideon, perché proprio me? Sì. E perché mi hai salvato proprio a me? Quindi lei non riesce il senso a darsi pace. Però non si era capito da quella carta lì che lei sta cercando. Che lei sta cercando un motivo, un modo di portarlo in vita. No. È grossissima sta cosa. È grassissottellissima. Sì. E si ritrovò a scoprire una minaccia. A resuscitare. Poverina, è come Buffy. È come Buffy. Quando hanno resuscitato Buffy, lei non era d'accordo. Stava tanto bene morta. Spoilerissimo, fra. Vabbè, che Buffy, spoiler di Buffy nel 2021, spoiler di Buffy,
di Buffy, spoiler. Ho capito. Chi non ha visto Buffy, vabbè. Io l'avevo visto, vergogna. Quindi non è uno spoiler per me. E si ritroverò a scoprire una minaccia per la scuola di magia rappresentata dagli Yorick, che decise di non ignorare. Quindi Liliana comunque è contro gli Yorick. Nello stesso tempo Extus, che è il capo dei maghi oscuri, gli Yorick, propose a Lucca, che si era fatto catturare di proposito dagli Yorick poco dopo il suo arrivo su Arcavios, di aiutarlo in cambio gli avrebbe insegnato le sue conoscenze. Lucca è cattivo. Non so se, cioè, non so se è cattivo, ma comunque ha qualcosa che lo unisce con questo. Con come si chiama? Hai detto Extus. Extus è il capo degli Yorick. Extus. Che gli Yorick sono nei colori Mardu. Ma sono malvagi? Pare. Cioè, perché sono i cattivi. Sono i maghi oscuri di Arcavios. Sono cattivi in questo senso, ma. So, gli Yorick sono i maghi che si sono messi per conto loro studiando la magia sotto forma di sacrifici, magia oscura, roba del genere, e non si vogliono uniformare allo stile di magia di Strixhaven. Ok. Dello studio della magia di Strixhaven, sono cattivi. Sì, che siano i cattivi della storia, ok, ci sta. Però non lo so se in realtà Lucca lo fa con fini cattivi oppure se ha bisogno di conoscere. Vediamo cosa dice la pagina di Lucca. Parlerà. Eccolo. Vabbè, questa è la parte di Coria. Sì. Allora, ma andate a vedere chi è Lucca. Ma Lucca lo sappiamo. Ma insomma, ma Lucca si sa chi era. Beh, io questa cosa l'ho già fatta ai tempi di Coria. Non sapevo, in origine membro delle Giubbe Remate. È fidanzato di Irina Kudro, la figliola di Kudro. Ok. La sua vita cambiò dopo essere stretto in suo legame con una tigre alata, diventando un vincolatore. Vabbè, ma si sa la storia di Lucca, dai. Ora non si può analizzare la storia di Lucca. Non si finisce mai. Anche perché qui è ma si è già fatta la lore di Coria. Sì, si è già fatta la lore. Ma è bel pezzo, c'è, cioè, su Strixhaven, sì. Nuovo. Arrivato su Arcavios, Lucca individuò un piccolo villaggio ed entrò in una taverna dove ordinò qualcosa da mangiare. Ok. Fortunatamente per lui venne scambiato per un Yorick e finì per essere attaccato agli abitanti con la magia. Cioè, giustamente. Chi cazzo ci sei? Credo che vai, che poi vada agli Yorick. Proiettò i propri sensi alla ricerca della mente vulnerabile a disposizione. Si mise in contatto e vari animali arrivarono in suo aiuto. Si ritrovò velocemente in contatto. Sì, lui è tipo anima di My Hero Academia. Ok, potere. Lui parla con l'animale. Sì. Si trovò velocemente in vantaggio, ma la sua soddisfazione svanì nel momento in cui la fame si fece sentire nuovamente. Che tempo veniva? Aveva fame, sì. Anche perché lui ha saltaplanato a cazzo. A cazzo, va bene. Cioè, lui gli è uscita la scintilla, ha saltaplanato. Ho fame. Cioè, ok. Ignorando lo scontro, si incamminò vacillando verso la strada e se ne andò. Nei giorni successivi le cose non migliorarono per Lucca. Esausto per la mancanza di cibo e acqua, barcollò nel superare una cornice in pietra mentre camminava vicino a uno degli archi stellari. E rischiò di morire quando la cornice cedette all'improvviso sotto i suoi piedi. Ma riuscì a salvarsi afferrando l'orlo di una affilata lastra di pietra. Poi si sollevò trascinando sulla pietra più stabile, nuovamente al sicuro. Un leggero rumore attirò la sua attenzione e vide una creatura dalle sembianze di volpe che... È Mila. Sì, ma quindi non se l'è portata come companion dai Coria. No. Però sembra un animale di Coria. Sembra talco. Quindi è un animale di Arcavios. A quanto pare, volpe intrappolata sotto le rocce, la liberò e poi perse i sensi. Al suo risveglio scoprì che la creatura le aveva portato del cibo. Ed era rimasta vicino a lui. Lucca fece un respiro profondo e usò la sua magia per creare un legame non diretto a un servitore, bensì a un compagno. E si rese conto in quel momento di quanto gli fosse mancato, perché non c'ha più l'amica tigre alata. Ne ha ammazzata Kudro. Earthless Act. Ah? L'immagine di Earthless Act. Ah. È la tigre di Lucca che viene giustiziata. Ah, non lo sapevo. Allora, ci siamo, mi sono perso, dov'è il segno? Lucca fece un respiro profondo. Ok, gli fosse mancato. Successivamente il vincolatore individuò un altro villaggio, ma si tende alla larga. Aveva compreso che gli abitanti del piano detestavano tutto ciò che era nuovo e che non riuscivano a comprendere. Quella situazione gli ricordava la sua casa e il modo in cui il generale Kudro lo aveva scrutato la prima volta che aveva dato dimostrazione della sua magia di connessione. Sentì delle voci che lo riportarono al presente, si diresse verso di esse e si ritrovò coinvolto in una battaglia. Tra? O è una battaglia? Tra! Si fece catturare dagli Yorick che lo portarono all'interno di una caverna. Non volendo essere considerato un nemico, il vincolatore rassicurò la sua compagna Mila attraverso la loro connessione. In caso di uno scontro con i maghi era sicuro che avrebbe vinto. Minchia, cazzo ritto. Ho capito. Ma non era giunto lì per quel motivo. Arrivato di fronte al capo dei maghi oscuri, fu costretto a inginocchiarsi e cercò di mantenere un'espressione neutra, mentre l'uomo, che portava una lunga maschera dalla forma quasi aquilina, si avvicinò all'idea del benvenuto chiamandolo per nome.
sapeva chi era. Luca chiese come faceva a conoscere. L'altro rispose: possedeva molte conoscenze e che era disposto a insegnargli se in cambio si sarebbe occupato di alcune faccende per lui. Che cazzo combinano? Allora, intanto sapeva chi era. Quindi, e Luca non ha mai saltaplanato fuori dai Coria prima di Strixa, prima di Arcavios. Perché la scintilla gli è uscita sui Coria. Il primo saltoplanare che ha fatto è questo. Boh. Non lo so, qui penso dobbiamo aspettare che esca un pochettino di lore, perché ricordiamoci escono ogni tot settimane. Interessante. Una cosa interessante di legame, carta, lore. Allora, i Planeswalker che hanno la doppia faccia hanno tutti un motivo per avere la doppia faccia. I due Kenrit hanno la stessa scintilla in due, cioè ricordiamoci che loro volano insieme, fanno viaggi planari insieme, ora vediamo. Perché hanno la stessa scintilla. Quindi te scegli una faccia o l'altra perché sono tecnicamente insieme. In questo caso Luca è insieme a Mila. Perché si è legato e quindi se la porterà dietro probabilmente nei viaggi planari. Mentre l'altro di fronte è Valky, ma è perché è Tibalt travestito. Quindi c'è sempre un motivo per cui questa carta è effettivamente doppia faccia. Non ci scordiamo che la doppia faccia non vuol dire che sono entrambe le facce, ma è una cosa e un'altra. Tipo, per esempio, pensiamo al mammutto. Sì, da una parte è la valle, dall'altra parte è un mammutto. Sì, vabbè, il befronte è un pretesto di gioco. Sì, però... Cioè, i fratelli sono uno Rowan e uno Will. Io adoro questa cosa, che comunque sia c'è un motivo. Sirius, perché Liliana ha bisogno di stare su Arcavios per imparare a suscitare Gideon? Non è tipo best necromante. Ok, però non credo lo voglia resuscitare zombie. È quello il discorso. Credo lo voglia resuscitare e basta. Ora lo leggiamo perché c'è un altro bel capitolo 8. Allora, non è noto cosa sia successo sotto il Vada, ma dopo essersi separata dai suoi amici, Liliana viaggiò su Arcavios, nella squadra di magia di Strixhaven, dove si è resa nota come professoressa Serafina Onyx. Nome? Serafina Onyx. Lo sapevate? Io l'ho scoperto adesso. Vedete? Vedete? Dite, come fai a sapere le cose? Basta andare a cercare sui posti giusti. La lore c'è, va grattata come Dark Souls. La lore c'è, però va grattata. Esatto. Sebbene fosse e voi dite a cosa serve? Niente. Però io sono appassionato, mi garba lore. Sebbene fosse rinomata in ogni angolo del multiverso, gli altri professori non l'avevano riconosciuta. Nel momento in cui si era presentato un nome completamente diverso, è Clark Kent. Clark Kent, sì, vabbè, qui ha senso, non ci sono altri Planeswalker tra le casine. Cioè, non credo che nei vari piani ci sia Facebook dove diano, oh, l'ha visto, si è fatto Liliana su Ravnica. Cioè, nel senso, magari la sanno di fama, ma non sanno che faccia sabbia. Ma penso su molte delle persone che vivono su un piano non abbiano idea, ne esiste un altro. No, noi sulla Terra non sappiamo. È sulla Luna di Giove. A quanto ho capito, i piani sono perfettamente consapevoli di essere tali. Cioè, nel senso, i piani sanno come funziona il multiverso. La gente lo sa com'è il multiverso. Però non sanno che non si può. Cioè, non tutti sanno dei Planeswalker. Cioè, non sanno che si può passare da un piano all'altro. Sì, ma è perché in realtà il multiverso sono mondi. Cioè, sono proprio pianeti. Sì, sì. Quindi, ci sta che tu sappia Serafina che c'è un altro pianeta. Onyx, non ne conosci però i dettagli di quel mondo. Sì, magari un piano particolarmente rude e ignorante, magari non lo sa. Per esempio, su... Cioè, su Ravnica lo sanno benissimo. Sì, ma Ravnica lascia perdere. Su Ixalan uguale. Su Ravnica non avevano idea. Su Ixalan sono Maya, indiani e così, e sanno benissimo che c'è il salto planare, se no non c'è il sole immortale che lo blocca. Sì, ma Ixalan è un piano artificiale, creato da un Planeswalker, quindi è una cosa un po' particolare. Ma per esempio su Alara, quando Ajani fa il primo viaggio, non ha idea che esistono altri mondi. Perché Ajani è un cazzo di selvaggio nella foresta. Sì, ma anche su Bant non avevano idea che esistesse un piano come Grixis. Eppure lì sono piani ben appiccicati. Perché Alara è il piano che poi diventa il Conflux. Però non sapevano che esisteva questa cosa. Dipende dalla conoscenza che c'è su quel determinato mondo. È chiaro che ci sono dei mondi in cui la conoscenza è talmente elevata, anche la conoscenza interplanare, che ci sia questa possibilità. Su altri no. Persino su Dominaria in alcune volte non avevano idea. Urza non sapeva del passaggio per Phyrexia, lo scoprono quando sono giovani insieme al suo fratello grazie alle caverne di Koilos che ci trovano la Power Stone. Però non è detto, dipende da quale mondo sei. Tipo Niv-Mizzet non aveva idea che esistessero i Planeswalker, ma sapeva che c'erano i piani. Dove? Gli altri professori non l'avevano conosciuta. Clark Kent. Okay. In cui si era presentato un nome completamente diverso, anche se in passato era stata una studentessa dei Germoglio Oscuro. Così te la tirano? Così? Liliana da piccina ha studiato a Strixhaven. Così? Ma così ce l'ho. Così.
Vabbè, lei non è di Strixhaven. È di... Vabbè, di nessuno è di Strixhaven. Ci vanno a studiare. No, ci sono anche nati. Sì, vabbè, ci sì. Ci sono... Però, cioè, lei c'è stata. Così, era un germoglio. Vabbè, era un germoglio. Era un Witherbloom. Ok. Da piccina. Era sempre verde. No, da piccina, insomma. Da piccina, da adolescente. Da dopo ha fatto il viaggio, perché veniva... Cioè, almeno un viaggio finale l'aveva fatto. Vabbè, dai. Mentre camminava... Ma questo quando nella lore, scusa? Dopo che è diventata Planeswalker. Dopo la scintilla. È per forza, perché è di un altro mondo. Sì, è di Dominaria, lo sappiamo. Però, cioè questa... Ma vi rendete conto? Ma era ha studiato a Strixhaven. Ma chissà quanta altra gente. Eh sì. È l'orfanotrofio di Final Fantasy VIII. Sì. Ah, si ritrovano tutti, sì, qui. Sì, sì. Vabbè, già per ora abbiamo trovato i due di studenti di Strixhaven, che sono Kasmina e Dea. Cioè, il primo suo viaggio è su Innistrad. E quindi questa cosa quando cazzo no, è successa? Non su Innistrad. Ma quindi su Strixhaven c'è un modo di andarci senza salto planare? Tipo col treno? No, nel senso, c'è un treno planare? L'autovolante. No, non lo so. Credo di no. No, ma lei sicuramente non c'è andata da piccola. È un'università. È un'università. Quindi, cioè, poteva essere già grande. Discorso cazzo, è che, cioè, ma questa è una bomba. Liliana era diventata vecchia, poi è tornata sì, è tornata giovane. Giovane grazie ai patti con i vari Liliana demoni. Ha centinaia di anni. Una roba del genere. Credo migliaia di anni. Forse quindi... centinaia, tipo 700-800. Non lo so. Vabbè, poi nel caso sì. Vabbè. E... cioè, era Witherbloom. Era Witherbloom. Sì. Io voglio sapere quanti altri Planeswalker hanno studiato qui a Strixhaven. Qui secondo me ci sa una... No, poi magari no, magari un garba per nulla, non ci tornerà mai più. Però... No, questa è una roba grossa di lore. Di quante volte siamo tornati a... io, mi troppo alla svelta. A Ravnica, perché... Sì, sei. 6.000 volte sei. Siamo tornati, perché ha un suo senso. Sì, sì. Oltre a essere piaciuto, è proprio tante cose, tanti eventi si vogliono lì, tanto quanto Dominaria. Qui potremmo essere di fronte a una nuova svolta di un mondo che potrebbe attirare tanta tanta attenzione. Vediamo, dai, andiamo avanti. Cosa dicevi di Liliana? Sì, sì, no, ma lo so che è di Dominaria. Però, però qui c'è venuto. Da qualche parte ha studiato, cioè in un certo momento della sua adolescenza, gioventù. No, allora lei aveva provato a rianimare il suo fratello. Infatti poi si vede quando sono tornati a Dominaria che c'era il suo fratello sotto forma di zombie. E il trauma di averlo trasformato in zombie, non volendo, l'aveva scatenato la scintilla e l'aveva fatto i primi viaggi planari. Poi fa tutte le sue ose e arriverà poi in vecchiaia a fare il patto con i demoni e con Bolas. Torna giovane e poi tutto sappiamo dove siamo arrivati. In questo frangente, questo buco che c'è tra... quando ha fatto il primo viaggio planare, che era giovane, avrà avuto 15 anni, tipo, quando è diventata vecchia, che sono centinaia di anni, sicuramente ha passato una fetta della sua vita qui, perché probabilmente il suo primo approccio è stato proprio cercare come capire cosa doveva fare, perché lei sapeva fare naturalmente il rianimare i morti. Mm-hmm. E effettivamente Germoglio Oscuro è... sì, quella roba là. Migliore. Mentre camminava nelle sale del Biblioplex, individuò un intruso e dalle voci aveva sentito capì che si trattava di un membro degli Oric, che riuscì a fuggire grazie all'arrivo della decana Shyle Talon Rook, quella verde, sì. Che spinse la necromante a lasciar svanire la sua magia per evitare di attirare attenzione su di sé. Successivamente Liliana parlò con i decani Nassar e Lisette delle strane che aveva visto, ma gli altri due non si preoccuparono troppo degli Oric, anche perché fino a quel momento non c'era nessuna prova della loro esistenza. Ok. Quindi non lo sapevano. Ok, questa cosa degli Oric non si sa a prescindere. Sì. Qualcuno ci crede, qualcuno no. Ok. Okay. La conversazione venne interrotta a casa da un duello magico tra studenti, che Harry e Draco. I tre si diressero insieme verso il luogo della battaglia, dove Liliana osservò i due decani mettere fine alla sfida. Sentì un giovane ragazzo parlare di Kilem con sua sorella, capì che erano Planeswalker e si disse che forse sarebbero stati utili quando i problemi con gli Oric sarebbero stati iniziati. E i due... Kilem è un piano in cui varie razze si riversano da ogni parte verso la frontiera del valore, dove il combattimento 2 contro 2 è l'apice dello sport. L'obiettivo dei combattenti non è quello di uccidere gli avversari. Ah, è Battle Bond. Battle Bond che c'è, infatti c'erano Kilem, c'erano Roy, sì, esatto. Roman e Will. È Battle Bond. Sì. E infatti è un altro mondo. Quindi praticamente ha sentito Will parlare con Rowan di Kilem, ma ha fatto questi sono Planeswalker. Quindi lei non sa dei Planeswalker di Strixhaven. Sì, di... Dai. No, di Strixhaven. Di... Non mi viene. Del Drain. Non mi viene, del Drain. No. Cioè, lei non sa chi erano. No, ma loro sono giovanissimi. Loro, allora, in questo momento lo stanno viaggiando fra i mondi e c'è Garruk che prova a ritrovarli.
che ha detto: no, sì, no, sì, questi io li devo fare da babysitter. Questi hanno fatti loro. E si sono ritrovati, grazie, se letto prima, a Casmina a venire bella qui. Bene. A venire qui, su cosa? Su, su Strixhaven, perché effettivamente ognuno di loro ha questi poteri molto diversi. Le devo un attimo sviluppare. Sarà curioso capire dove diavolo sono stati messi, perché io penso a Casmina, a Rowan direi che potrebbe andare nei prismari. Non nei prismari, nei... No, no, Will, cioè, e Rowan sono diverse, nei prismari. Sono entrambi nei prismari? Sì, 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 hanno tutte le carte insieme nei prismari. Ok, perché effettivamente... se, perché sono elementalisti. Sì, però Will lo vedresti tra... anche bene, anche in coso. Ma sono elementalisti loro. No, no, sono elementalisti. Vabbè, usano il fuoco, il ghiaccio e tutto questo. Quando i problemi con Lyoric sarebbero iniziati. No. Dal momento che non aveva trovato ciò che cercava nel Biblioplex, Liliana decise di andare nella tana di Beledros Witherbloom, uno dei cinque antichi draghi fondatori di Strixhaven. La necromante spiegò che aveva trovato alcuni dei suoi lavori sulla rincorporazione eterea. Ci avevo fatto una giocata di D&D su questo. E chiese cosa fosse necessario per applicare quei metodi agli esseri umani. Il suo scopo era riportare in vita Gideon Yura. Beledros rispose che quando l'argomento era l'etere non resistevano risposte semplici. Che la vera resurrezione era complessa anche per lei. Perché ricordiamo che la necromanzia fa tornare zombie. Non sì, fa resuscitare una persona come era prima. Infatti ora tantissimi per rianimare morti neri ti fanno diventare anche zombie. Sì. Invece li bianchi. Nel tentativo di ottenere qualche informazione, Liliana chiese del figlio del professor Gladefell e il drago replicò che quello era qualcosa e non doveva essere ripetuto per il bene di tutti. Non poteva aiutarla. Quindi vuol dire che questo professor Gladefell ha resuscitato il figliolo. In maniera con che la maniera eterea. Non è il massimo. Liliana si voltò per andarsene, ma a metà strada sentì Beledros dirle che il dolore poteva essere insostenibile a volte, ma alla fine il modo in cui onoravano i morti veniva riflesso nel modo in cui trattavano gli esseri viventi. Come saggio Witherbloom. La necromante non si arrese, cercò altri modi, ma le sue ricerche furono vane. Dopo numerosi giorni di assenza decise di tornare a Strixhaven. All'interno della scuola di magia Liliana continuò le sue ricerche. Te lo spacco! All'interno della scuola di magia Liliana... Purissimo. Mi ha dato un fastidio per qui, ma... All'interno della scuola di magia Liliana continuò le sue ricerche nei libri e nelle pergamene di Strixhaven, ma non trovò alcuna informazione utile per riportare in vita Gideon. Tuttavia era consapevole che presto avrebbe avuto altri problemi di cui occuparsi. Era sicura che ci sarebbe stato uno scontro con gli Oric e sapeva che da solo non avrebbe potuto ottenere risultati. Decise, era arrivato il momento di parlare con Will e Rowan. Quindi c'è la combutta. C'è la combutta. Yes. Liliana è uno dei 5 planeswalker base del gioco. No, vabbè, questa è nei videogame. No, questa è finita la lore. Ok. Io a sto punto leggerei un attimino Will e Rowan. Giù. Se dicono cose. Rowan che è Strixhaven. Eccolo. Mentre si trovavano su Kylaim, Rowan e Will ricevettero la visita di Garruk, che era assicurato e sarebbero stati al sicuro, li lasciò da soli. Ah, ok, quindi l'ha trovati. L'ha trovati Garruk. Sì, sì. Alcuni giorni dopo la partenza del cacciatore, i gemelli vennero invitati nella scuola di magia Strixhaven all'early hatch su Arcavios da Casmina. Accettarono l'invito, ma persero tempo a casa di Will e non riusciva a decidere quale dei suoi libri doveva portare con sé. Nerdaccio. Rowan mise fine all'indecisione del fratello, decidendo di viaggiare sul nuovo mondo ed entrambi viaggiarono nella cieca eternità. Pensavo bruciandogli i libri. Sì, cioè, esatto. Sarebbe stato da lei. Molla e via. Arrivato su Arcavios, i gemelli incontrarono Casmina. Non possono viaggiare uno alla volta, devono viaggiare insieme. Loro hanno la scintilla del destino. Questa cosa, chi non la sa, sono i gemelli del destino. Loro hanno la scintilla in due. Will e Rowan hanno una scintilla in due. Questa, chi lo sapeva bene, chi non lo sapeva lo sa adesso. Sono gli unici planeswalker nel multiverso. Forse. Che hanno... Forse. Perché c'è... non si è ben capito la natura della scintilla di Ugin e Bolas. Lascia perdere. Però lascia vabbè. Perdere. Arrivati su Arcavios, i gemelli incontrarono Casmina, o Casmina, non ho ancora capito, che le guidò al campus. A me piace più Casmina. Casmina. Che li guidò al campus rispondendo alle loro domande e rassicurandole che in caso di pericolo il suo gufo l'avrebbe avvisato. In quanto è bello il gufo di Asmina. Che non si chiama Edvige. Ignorando gli inviti alla cotella di Will, Rowan è proprio scavezzacollo. Rowan iniziò a correre, ma sentì gli altri due parlare del Biblioplex, che conteneva la più grande collezione di conoscenze della magia di ogni piano, e commentò con delusione la presenza dei libri.
Non ci dovevano essere i libri. Che palle, ci sono i libri. Rowan, libreria. Rowan è stupenda, io la amo. Sposami. Rowan, fai di me quello che vuoi. In risposta a suo fratello, accelerò il passo, spingendola per alzare gli occhi al cielo. Arrivata a Strixhaven, la maga disse ai due che aveva altre faccende di cui occuparsi e se ne andò. Sentendo delle urla provenire all'interno del campus, i gemelli corseso in quella direzione per scoprire la causa. E si trovarono a osservare una sfida di maghi, di magia, tra studenti di Prismari e Silverquill. Rowan intervenne in aiuto del primo gruppo e scagliò una scarica elettrica che colpì uno studente facendogli perdere il controllo della sua magia di inchiostro nero e finì nella sua uniforme. Guai a te! Il suo risultato la fece ottenere degli applausi degli studenti che stavano solo osservando. È diventata la figa della scuola. Ma poi, è diventata la figa della scuola. Ma questi stavano lì che stavano facendo un duello, arriva questa. E poi così, brava! Fatti i cazzi tuoi! Stai nel tuo, vabbè. Will cercò di convincerla ad andare via. Will è quello, dai, smettila, per favore. La sua sorella. Sì. C'è pazienza, mia sorella è così. Will cercò di convincerla ad andare via, ma mentre parlava venne colpito da un globo d'inchiostro che rovinò il suo libro e ciò lo spinse a unirsi allo scontro. È un disastro. La battaglia venne interrotta dall'arrivo dei decani Nassari e Lisette, che lo si è letto prima, e i gemelli andarono via per evitare di finire nei guai. Nella loro stanza, all'interno dei dormitori degli studenti, Rowan si lasciò cadere sul letto più vicino alla porta, commentando che erano molto meglio di quelli di Kylim. Will le disse che non erano andati su quel piano per unirsi a delle stupide lotte scolastiche, ma per imparare a diventare più forti e utilizzare la conoscenza e la saggezza di Strixhaven per aiutare il loro popolo su Eldraine. Sì. Dicevo, l'obiettivo è quello. Allora rispose che era quello il motivo per cui si trovava lì, ma per lei era diverso. Erano gemelli, ma doveva poter vivere la sua vita. Will replicò che non intendeva dire quello, ma Rowan si voltò e se ne andò. Rowan vuole la sua scintilla. Non so se è perché vuole la sua scintilla, ma sicuramente ha le turbe adolescenziali. E non vuole rimanere attaccata al fratello. No, più che altro perché hanno un carattere completamente diverso. Sì, lei è un cinghiale e lui esatto, è super nerdone. Quindi... No, io voglio fare le cose. Voglio leggere i libri. Devo camminare con te alle risse, ma perché? Ma quindi c'è Maretta comunque, tra Will sono, e Rowan. Sono fratello e sorella, quindi inevitabilmente arriva che li tireranno. Partner un cazzo a livello di lore. Infatti è bella questa cosa che te dici. Ora c'è Maretta, prima magari andavano d'accordo, infatti le due carte erano partner per Commander. Ora sono uno o l'altro. Non sono fisicamente insieme. Cioè quando bella sta cosa a livello. Allora, ci sono stati tre modi di avere questa combinazione di questi due gemellini del destino. Quella che uno chiamava l'altro, quella che mi aveva in aiuto. E ok, che è il partner. Quella insieme, quella insieme Royal Science, che quindi facevano proprio le cose insieme. E poi questa qui che te scegli o una parte o l'altra, perché loro fisicamente sono qui insieme. Bella. Però puoi utilizzarli in due momenti. Vedete queste cose, quando io dico, tanti danno per scontato, no? Cioè io sono fissato di lore, ma ce ne sono tanti come me. Tanti danno per scontato il perché una carta sia in una certa maniera. Niente è mai per scontato, perché il modo della Wizards di raccontare la lore sono le carte. Tranne Gruccetta che vaffanculo. Gruccetta di merda, carta inutile. Vabbè. Questa cosa è bella dal punto di vista del modale. Certo. Perché prima erano insieme e ora devi scegliere. Certo. O Rowan o Will. Non le puoi... Puoi giocarli insieme, ma nella carta... Saranno insieme. Sì. Perché il tuo deck è questo mondo. Sì, tecnicamente stai giocando in questo mondo. E quando chiami uno, inevitabilmente arriva pure l'altro. Perché te quando evochi un Planeswalker e sfrutti la sua scintilla, perché un mini giocatore, che sarebbe il Planeswalker, ti viene a dare una mano. Diciamo questa cosa perché tanti non la sanno. Sai perché questa cosa non la sanno tanti? Io la sto dando per scontata, ma perché non l'ho mai detta. Ma questa cosa non la sanno tutti. Sapete perché si chiamano segnalini fedeltà? Perché i Planeswalker hanno i loyalty counters e non i punti vita, i punti abilità, i punti pene. Li chiamano loyalty perché te Planeswalker, il giocatore di Magic è un Planeswalker. Anche i giocatori sono Planeswalker. E infatti si dice al 99% The Wanderer è la rappresentazione del giocatore di Magic. The Wanderer non è detto che sia nella storia. Tanti ipotizzano che sia Emrakul, tipo me. Tanti che sia una progenie nata dal mana incolore a caso. Però tecnicamente dovrebbe quasi sapere al 100% che The Wanderer semplicemente rappresenta il giocatore. Sì. Il giocatore senza storia. Noi quando giochiamo a Magic siamo dei Planeswalker. E quando giochiamo un altro Planeswalker ci aiuta.
Cioè, quel Planeswalker ci aiuta per tot tempo. Quando il Planeswalker finisce la fedeltà, non è che muore. Smette di aiutarti. Poi vabbè, a livello di gioco va nel cimitero, sì, tutto il resto, sì. Però, te chiedi l'aiuto di altri Planeswalker quando giochi la carta Planeswalker. Niente, questa era una cosa non tutti sanno. Abbastanza scontata, ma non è detto. Mi hanno chiesto un approfondimento sugli Oric, ma io non so se c'è la pagina per gli Oric. C'era. Perché se non mi sembra di aver trovato il cliccabile. C'è sì, no, c'è proprio gli Oric. Anche di Extus. E la Madunin. Allora, a parte sono splendidi. Cioè, a livello di stile sembrano Silver Quill cattivi. Sì. E quindi, stupendo. Gli Oric sono una società segreta di maghi su Arcavios. Poi finito gli Oric tagliamo anche il video. Gli Oric sono una società. No, va bene. Comunque, c'è roba da parlarne. Gli Oric sono una società segreta di maghi su Arcavios. Quindi, ufficiali sono segreti, non lo sanno tutti. Che usano la magia proibita del piano e sono ossessionati dal potere ad ogni costo. Sono attualmente guidati da Extus, lo sappiamo. Ci siamo. Gli Oric risiedono lontano da Strixhaven, ma spesso si infiltrano nella scuola di magia alla ricerca di incantesimi o reclute per i loro oscuri piani. Sono soliti indossare abiti scuri con maschere di metallo che volteggiano dove dovrebbe esserci il loro viso. Però sono umani, eh. Cioè, se vai a vedere le carte. Se vai a vedere le carte, è umano stregone. Umano Warlock. Sì. Usano l'inganno, la furtività e la loro scura magia per perseguire i loro obiettivi. L'agenda degli Oric è. Smemoranda. È pericolosa e faticosa. Bello. Duelli all'ultimo sangue, omicidi silenziosi, infiltrazioni nell'Accademia di Maghi e rituali di sangue. Sangue. Di conseguenza hanno spesso bisogno di nuovi membri e i suoi agenti cercano. I nuovi agenti cercano attivamente di reclutare maghi promettenti da ogni luogo del piano, anche se la loro zona di reclutamento preferita è sempre Strixhaven. E ogni garba rompe il cazzo lì. Ah, perché effettivamente c'è solo Strixhaven, in giro per il mondo c'è roba. Sì, sì, sì. Un agente Oric raggiungerà spesso maghi o studenti poco. Studenti potenti ma poco performanti, che si sentono inadeguati o che non riescono a trovare il loro posto nella scuola e si avvicinano a essi nascondendo la loro identità. Vabbè, i classici individui deboli mentalmente, dicono oh, mi trattano tutti male, sì, non sono capito, vieni, noi ti capiamo. E poi duelli all'ultimo sangue. Esatto. Uno studente in genere non sa di essere testato per il reclutamento degli Oric, che ne sono invitato ad un impegno esclusivo da uno sconosciuto seducente che lo riempie di complimenti. E poi quando il mago... piramidali sono. E poi sì, veramente è cosa, sì, è tipo le multiproprietà. Che sì, le ti metto in un... Guarda, senza impegno, ci però se poi tutto quello che vendi te guadagno anch'io. Sì, i piramidali. E quando il mago... Ma veramente, gli Oric sono un piramidale, tipo quello lì, delle carte, della valuta alternativa digitale. Quando il mago è più vulnerabile gli viene offerta la maschera, quindi con la maschera alla JoJo diventi un Oric. È la proposta di unirsi agli Oric, la vendetta di Extus Nar, intenzionato a ottenere vendetta su Strixhaven. Vendetta di chi? Lo vedremo. Extus creò dei cacciamaghi. E allora, dai, qualcos'altro? Vabbè, dai. C'hanno anche il tatuaggio, per caso? Sicuramente, dai. Tuttavia, per caso c'hanno... No, voglio chiedere alla Wizards se per caso... No, c'hanno la maschera. Se per caso... C'hanno una maschera, non è la stessa cosa. Voglio sapere se i cacciamaghi, per caso... mangiano la morte? No, vabbè. Mangiano i morti. Non credo di no, non penso, cioè... Potevano chiamarli direttamente Mangiamorte. Tuttavia aveva bisogno di qualcuno in grado di controllare contemporaneamente il maggior numero possibile degli orrori. Vabbè. Trovò la persona e stava cercando il Lucca. Pensa lui, perché Lucca gli ha fatto credere di essere assoggettato. Che Lucca si è già letto che aveva detto se voglio faccio un culo, sì, ma vediamo cosa vogliono fare. Che sia, anche perché comunque ricordiamoci che essere un Planeswalker rispetto anche al mago più potente in assoluto di un piano è un'altra roba, eh. Cioè, la scintilla non ti fa solo il viaggio planare. Un Planeswalker è l'essere più potente in assoluto dell'universo. Più forti dei Planeswalker ci sono soltanto gli Eldrazi. Fine. No. Perché c'è anche gli Dei. Sì, vabbè. Gli Dei che ci sono su... Gli dei... Che poi non è vero perché... Pantheon greco, come si chiama? Gli dei di Teros. Gli dei di Teros in realtà sono personificazioni di un ideale. Sì, e quindi in funzione di quanto vengono adorati il loro potere aumenta in maniera smisurata. Infatti Xenagos voleva essere, oltre a Planeswalker, un dio. Sì, vuole essere entrambi. Quindi sono due cose, diciamo, parallele. Però oggettivamente uno è Planeswalker di solito è parecchio spanner. Cioè arriva Tizio a caso che è il mago più forte di un piano. Arriva il Planeswalker più sega, non so chi possa anche essere. Perché nella peggiore delle ipotesi, ma sei fortissimo, grandissimo, ciao.
Non c'ha grossi problemi un pezzo che prima erano ancora più potenti, creavano Vabbè, mondi. Alrund ha salvato Kaia, ma non è detto che Alrund contro Kaia non sia uno scontro volendo anche alla pari, eh. Allora, oddio, è vero, Baral, capo della polizia di Kaladesh, spegne le fiamme di Chandra in 3 secondi. Dipende da quello che fai, vabbè, di potere. Però, allora, diciamo, ok, diciamo, mondi, in generale la scintilla comunque ti rende un mago molto potente. Anche solo perché sei immortale. Cioè, non, sì, non invece finché non si spenge la scintilla. No, duri tantissimo, la tua vita dura tantissimo. Finché non ti spenge la scintilla non muori. No, puoi morire. Prima, cioè, nel senso, muori, cioè, deve morire con te la tua scintilla. Per quello non si sa se Vencer è morto veramente, perché Vencer non è morto e basta, gli hanno tolto la scintilla, è morto senza scintilla, però la scintilla è viva, cioè, era lui, cioè, è viva in carne. Vabbè, boh, vabbè, vabbè, dai, se finisce male. Lo vedremo, tanto il prossimo anno arriva Pyrexia 3. Comunque, dai, era già, sotto il controllo del vincolatore, le mostruosità attaccarono Strinzaf. Quindi c'è la guerra, succede la guerra. Che gli orrori, Extus narra la versione degli Amarit. Extus ha frequentato Strixhaven come Silver Quill, si vedeva. Beh, molti anni quindi fa. Quindi i serpeverde, tra virgolette, sono i Silver Quill. Nemmeno. Ma è stato ignorato per il ruolo di oracolo dai 5 fondatori. Ah, l'oracolo che invece è la vecchietta, quella blu, che costa 8. Ok. Per esigere la sua vendetta, Extus spera di evocare un essere distruttivo titanico chiamato Avatar del Sangue, ecco, che vediamo che è stato sconfitto da Rohan e Will. Demolire Strixhaven e rivendicare per sé la torre rinomata a livello di incantesimi. Extus è tutto ego, crede essere il mago preminente, la sua arroganza è punteggiata da attacchi di rabbia, è furioso con gli altri, non apprezza e non riconosco la sua superiorità. Niente, è un egomaniaco mostruoso. Okay, adesso, devi dire se la prenderà con chiunque, non mostra tale deferenza nei suoi confronti. Niente, è il classico. Gli orrori. È il classico. Ma orrori mi sa che è in generale. Non lo so. Sì, orrore è orrore, sotto tipo creatura legato al mana nero, niente di che. Ok. Quindi Extus è il classico egomaniaco, siete stronzi, ci sono rimasto male, diventerò il più forte di tutti. Sì, 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 sì. No, io ero quello ganzo, perché voi non lo riconoscete? Io volevo fare l'oracolo, avete preso la vecchia, siete delle merde. Vabbè, oh, cazzo, tanta roba, l'approfondimento peso, da una semplice paginetta di wiki. E tu segui, allora, fidatevi di me, se siete appassionati di questa roba, wow, vi state appassionando grazie a questo canale, vi state appassionando grazie anche a PMR e tutto il resto, comunque in generale, se vi tira la lore, seguite MTG, cioè magicthegathering.fandom.com, perché c'è tutto, cioè la wiki di fandom, perché è tutto qui, tutto. Poi tutte le minime cose sono, però tutte le minime cose della lore sono dentro questa wiki e viene aggiornata in continuazione ad ogni espansione. Vi ci infilate, voi non uscite più perché avete visto, noi io ci passo le nottate, a fare tutti i link, fai viaggi planati, hai visto? E direi su 47 minuti salutiamo il popolo di YouTube, la parte del server della gleba che ci segue, sì, su YouTube. Ovviamente invitiamo a lasciare un mi piace, un commento a questo canale, a condividerlo con amici, parenti e social. E noi continuiamo la live. Poi nemici. E noi continuiamo la live sul sito Viola, dove dovete seguirci tutti. Ciao on YouTube. Chat, salutate YouTube. Fate ciao. Fate ciao con la manina. Fate ciao con la manina. Ciao.